Anche Caltanissetta entra nella rete di Telestroc riabilitativo, ovvero un sistema di riabilitazione post-ictus che vede come centro pilota hub rappresentativo l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Bonino Puleio di Messina, centro di alta specializzazione in Sicilia nell'ambito della prevenzione, del recupero e trattamento delle gravi neurolesioni acquisite. Un sistema presentato alla divisione di neurologia dell'ospedale Sant'Elia che permette di seguire a distanza ma in tempo reale, la riabilitazione motoria del paziente. È un grosso salto di qualità nell'assistenza nei pazienti con ictus, che ci consente di lavorare molto per ridurre al minimo quello che è il danno che consegue un ictus cerebrale. Nel momento in cui noi salviamo il paziente, dobbiamo lavorare affinché la sua disabilità sia diciamo, la minore possibile. E i nuovi protocolli della letteratura scientifica internazionale ci dicono di iniziare subito, infatti siamo in condizioni e sul letto del paziente, portando in questa stanza che noi abbiamo adibito con il cosiddetto Telespoc, ci consente di iniziare dei percorsi riabilitativi in acuto, e questa diciamo, è la novità fondamentale, cioè mettere le condizioni affinché il paziente, quando lo dimetteremo, avendo questo raggiunto la sua stabilità clinica, può entrare nei percorsi della neuroriabilitazione diciamo, tradizionale. La cosa importante è che in questo momento noi entriamo in rete con la Fondazione Bonino Puleio e con altri 5 centri di neuroriabilitazione in Sicilia che rappresentano diciamo, l'eccellenza. E questo consente il valore aggiunto della rete Stroke che abbiamo realizzato hub all'interno della nostra provincia, della nostra azienda. Per l'occasione è stato illustrato il funzionamento della piattaforma utilizzata per il sistema di teleriabilitazione su un paziente di 57 anni colpito sabato sera da un ictus. Oggi già il paziente è in condizione di essere sottoposto ad una riabilitazione neurologica in post-acuzie di elevatissima qualità. Successivamente avremo anche all'ospedale Sant'Elia e all'ospedale di Gela anche la possibilità di avere una riabilitazione robotica per quei pazienti ancora più gravi che avranno delle necessità riabilitative particolari, e questo sempre in collaborazione con il Bonino Puleio. Quindi il concetto di rete, cioè il poter consentire a tutti i pazienti che ne hanno necessità di accedere a prestazioni di elevatissimo valore qualitativo che li possono restituire non all'invalidità, ma in questo caso li restituiscono al benessere, alla salute, perché i pazienti possono ritornare pazienti cosiddetti normali, è fondamentale.